Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: la figlia di Madonna, Lourdes, è cambiata molto rispetto a quando era bambina. Ecco com'è oggi. Lourdes Maria Ciccone è figlia di Madonna e Carlos Leone ed è nata il 14 ottobre 1996 a Los Angeles. Una grande gioia per Madonna, che le è da sempre molto affezionata, tanto che ormai la chiama solo con il suo soprannome, Lola. Fin da piccola Lourdes si è distinta per le sue scelte di look davvero particolari e contrarie alle mode del momento. Ha fatto il giro del mondo, ad esempio, una foto da ragazzina in cui si è mostrata con le sopracciglia foltissime e spettinate e i baffetti. Al tempo erano sembrate vere e proprie cadute di stile da parte della figlia di una pop star famosa in tutto il mondo, ma Lourdes non si è mai curata di ciò che pensava la massa. E anche oggi continua a pensarla nello stesso modo. Lourdes Maria Ciccone, ecco com'è oggi la figlia, adoratissima, di Madonna. Se si guardano le foto odierne di Lourdes si stenta a riconoscerla. Le uniche cose che sono rimaste, quasi, uguali sono le folte sopracciglia, alle quali la ragazza, oggi 26enne, tiene moltissimo, tanto da mostrarle con orgoglio a ogni manifestazione pubblica. Impossibile non notare che, dalla madre, Lourdes ha ereditato l'atteggiamento molto provocante, messo in luce in ogni sua foto, e il carattere forte e determinato. Lourdes è inoltre una delle sostenitrici del movimento di liberazione della donna dagli standard beauty di sempre, e spesso mostra senza vergogna i peli sotto le ascelle e sulle gambe. Di recente lei e sua madre sono state avviste alla sfilata di Tom Ford a New York e hanno catalizzato l'attenzione di tutti con look gotici e molto eccentrici perfetti per far risaltare la loro personalità magnetica. Un fatto interessante è che Lourdes ha sempre cercato di emanciparsi dalla figura onnipresente di sua madre. Molti pensavano, infatti, che sarebbe diventata un nuovo volto della musica, ma la ragazza ha presto annunciato di avere intenzione di dedicarsi a tutt'altro, proprio per non vivere sempre all'ombra di sua madre. E ha scelto di diventare una modella, carriera che le sta donando moltissime soddisfazioni. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. My heart.